Allora, buonasera a tutti. Io sono Renata Meazza, sono stata vicepresidente di Rete Fotografia fino al dicembre dello scorso anno e quest'anno ringrazio la rete, ringrazio Silvia di avermi invitato a questa tavola che mi fa molto onore e mi fa anche molto piacere essere qui ancora una volta con voi dopo aver dedicato molto lavoro in questi ultimi anni proprio per la costituzione di questa rete. Rete per la valorizzazione della fotografia, dirò due parole su quello che è stato un po' il percorso che abbiamo fatto dal 2011, a dire la verità parte prima con degli incontri più informali, e dal 2011 si costituisce sempre in modo informale come rete di istituzioni e di soggetti che operano nell'ambito della fotografia. Con una particolarità che non voleva essere una rete chiusa, cioè una rete chiusa a delle tematiche specifiche della fotografia, ma che una rete che fosse aperta a istituzioni pubbliche, istituzioni private, a enti profit, a enti no profit, che in qualche modo si occupano di tutti quegli ambiti della fotografia che vanno dalla conservazione, dall'acquisizione, dalla valorizzazione e dalla pubblicazione e quant'altro, e anche dall'esposizione, quindi dalla progettazione anche in senso più contemporaneo. Quindi dal 2011 partiamo in questa avventura, diciamo così, dagli esiti molto incerti in quel momento, con un evento pubblico che ha riguardato 10 domande per operare nel campo della fotografia, domande che spaziavano con degli esperti sui temi più vari, a partire da quello fondamentale del che cos'è la fotografia, curato da Roberta Valtorta che è qui, a tematiche più specifiche, più tecniche su come si opera per l'organizzazione di una mostra o per la pubblicazione di libri, eccetera. Si va poi nel 2012 con un altro evento importante che ha riguardato le 10 professioni della fotografia, e questo evento, diciamo, mi sono presa degli appunti per ricordarlo perché siamo nel 2012, ha riguardato tematiche che vanno dallo storico, dalla conservazione, dal restauratore, dal curatore, il gallerista, il fotografo, lo stampatore, il photo editor, l'agente, multimedia producer. Diciamo così che con questo evento Rete Fotografia si è collocata nell'ambito anche dell'aggiornamento rispetto alle nuove tecnologie, rispetto alle nuove funzioni del fotografo, rispetto a quanto nel mondo della fotografia stava cambiando e continua a cambiare. L'incontro di oggi peraltro ne è una testimonianza. Arriviamo poi al 2015 con un altro evento diffuso sul territorio, nel senso che ciascun membro della rete si è fatto carico dell'organizzazione di seminari. Anche qui sono tematiche molto varie che vanno dal media, al copyright, la formazione storica, che si chiamava la fotografia nel terzo millennio, identità e prospettive, e poi c'è un salto di qualità, diciamo, nel 2016 quando la rete decide di costituirsi in associazione, quindi decide di darsi uno statuto, decide di darsi un'organizzazione interna proprio per, come dire, a seguito, diciamo, dell'esperienza di questi primi anni che era stata, come dire, molto fruttuosa ma anche molto informale. E diciamo che dal 2016 la rete si allarga anche ad altri soggetti. Con il 2016 parte anche l'esperienza di Archivi Aperti, di cui oggi siamo qui alla quinta edizione. Sono state 4 edizioni, diciamo, in crescendo, che hanno portato all'apertura di archivi di professionisti, quindi di fotografi, quindi un'apertura un po' speciale, oserei dire, perché questi archivi non sono destinati alla fruizione del pubblico, ma sono archivi di chi ci lavora e quindi anche con delle difficoltà, no? Nell'organizzare delle visite, diciamo, di un pubblico anche generico che per la prima volta toccavano con mano, no? Che cosa significa, diciamo, operare poi oltre il fare fotografia, no? Ma in quelli che sono gli ambiti poi della conservazione, della digitalizzazione. A questo proposito ricordo che tutte queste informazioni che io sto dando sono sul sito di Rete Fotografia, e sul sito ci sono anche delle belle riprese visive, no? E su questo, per esempio, il primo Archivi Aperti ha una
le riprese dello studio di Ferdinando Scianna, che racconta un po' il suo metodo, no? di catalogazione delle sue immagini, il suo metodo di conservazione delle sue immagini, che è molto, molto, molto interessante. Questo video è stato curato da Dal Green, che è uno dei membri di partner di Rete Fotografia. Diciamo che arriviamo al 2017-2018, dove c'è una edizione molto importante sugli anni 60, quindi come dire uno sguardo sulla fotografia in un momento di grosso cambiamento, il momento in cui come dire, il professionismo si sviluppa maggiormente, in cui c'è anche una fotografia di tipo sociale, di tipo politico che emerge, e l'anno scorso, diciamo, c'è stato questo toccante, dal mio punto di vista, anche intervento di Piero Scaramucci, che voglio ricordare. C'è il video, tra l'altro, sul sito, che ha fatto un intervento, secondo me, abbastanza straordinario sulla strage di Piazza Fontana, no? Sulle immagini, un racconto, diciamo, sulle immagini della strage di Piazza Fontana. E i funerali, sì. È qualcosa che consiglio di andare a riascoltare, anche perché Scaramucci, come tutti sapete, ci ha lasciato quest'anno, e quindi, diciamo, è forse una delle ultime testimonianze che è possibile vedere. Oggi siamo qui a raccontare di memorie, di oblio, temi complessi, e di archivi, di come oggi si può ragionare su queste tematiche. A questo punto io passerei la parola a Silvia, e poi ci vediamo, magari ci risentiamo poi alla fine per raccontare un po' anche degli archivi aperti di quest'anno, no? E di tutte le numerose visite che si possono fare, di tutti gli appuntamenti che potete prendere, e anche delle novità che ci sono. Bene, grazie Renata, grazie a tutti di essere qui e di ricominciare con noi, insomma, questa avventura degli archivi aperti che forse l'ha già detto Renata, ma quest'anno si estende a 41 realtà, enti, associazioni, anche sul territorio nazionale. Ma io dico soltanto poche parole per dire che cosa, diciamo, vogliamo cercare di affrontare, senza pretendere di dare necessariamente delle risposte, perché in realtà abbiamo anche tutta una serie di domande, forse ne abbiamo messe sul piatto molte e anche impegnative. Confesso che ho una grossa responsabilità in queste domande, perché sono domande che io mi pongo da tanto, ma penso con me anche gli operatori, insomma, i conservatori, i curatori, gli studiosi che lavorano col patrimonio. Problema centrale è il ruolo dell'archivio, cioè di un luogo che conserva il patrimonio e che tradizionalmente è un luogo dove ci sono oggetti materiali. Io apro e chiudo parentesi, ho voluto fare un piccolo omaggio a tutti, ma pensando anche a quello che ci dirà un nostro relatore, un artista come Linda, potrete vedere qui degli oggetti originali che ho deciso di mettere. Sono un album di fotografia giapponese del 1860, un daguerrotipo stereoscopico del 1840, un album anche qui del 1860, molto particolare perché è un fotografo francese che riprende nel 1860 le vie di Palermo durante l'arrivo di Garibaldi, quindi sono tre momenti diversi, però, come dire, ho voluto esemplificare che cos'è l'oggetto, diciamo la verità, che appunto è posto davanti a noi. Lavoro d'archivio che è quello, io parlo sempre di archivio come soglia in qualche modo, cioè un luogo dove c'è qualcuno su questa soglia, che è il curatore, il conservatore, lo studioso, che lavora per individuare, per dare valore, per identificare, per dare significato a questo patrimonio. Quindi lavora, tradizionalmente lavora sulla catalogazione, perché se non ci fosse catalogazione non conosceremmo nulla di quello che
cioè in un luogo è un discrimine molto sottile. Se io catalogo posso conoscere quello che c'è, se io non catalogo tutto cade nell'oblio, quindi già questa sottile diciamo questo sottile crinale tra memoria e oblio che si pone nello stesso lavoro che fa un conservatore, che comunque ha un'azione che non è neutrale, che seleziona inevitabilmente, che forse determina che cosa si può conoscere e che cosa no. Che cosa succede oggi? L'archivio, su, diciamo che questo modello tradizionale, che poi vede un operatore che generalmente è sempre stato uno storico dell'arte, quindi con i suoi strumenti, come io sono, di fatto vengo dalla storia dell'arte, che poi ho diciamo sviluppato in direzione della storia della fotografia, strumenti storici, filologici, eccetera, che però, detta molto semplicemente, sono strumenti che oggi vedo fortemente in crisi e che sono da ripensare. L'archivio che vive quindi, data diciamo la diffusione delle nuove tecnologie, del web, una sorta di passaggio di stato, perché è un imperativo, forse quasi una mitologia, mi viene da dire, quella che noi si debba comunque riversare tutto il patrimonio online e farlo quindi tradurlo in digitale. Un passaggio che comporta riflessioni e cambiamenti. Cambiamenti profondi nelle relazioni tra le persone, gli oggetti, in questo caso le fotografie, ma anche ciò a cui le fotografie rimandano e quindi la realtà, una realtà, quella della tradizionale, in cui comunque l'oggetto fotografia è lì e io lo posso toccare, lo posso vedere, lo posso studiare, una realtà, quella del web, che è tutt'altra cosa, che è un altro ambiente, che è un'altra situazione, un altro, si potrebbe dire, mi piace forse citare un filosofo, Jacques Rancière, un regime di sensibilità diverso, cioè qualcosa che ti fa vedere le cose in un altro modo. Le domande quindi che sono sorte sono queste, cioè che tipo di conoscenza ci propongono queste nuove tecnologie? Come sarà possibile costruire questi saperi nuovi, queste, anche che tipo di relazioni, ecco, tra persone, cose, oggetti e immagini, dato che comunque l'immagine ha assunto e ha un primato notevole ormai nella comunicazione culturale a vari livelli. Domande che ovviamente non vogliono essere, come dire, denigratorie ovviamente dello sviluppo delle tecnologie digitali, perché naturalmente poter avere le cose online vuol dire possibilità per tutti di vederle, quindi c'è anche questo discorso della diffusione, della cosiddetta democratizzazione, insomma, delle informazioni, che però non è una cosa neutrale, perché comunque sul web le fotografie diversamente materiali, possiamo dire non tanto immateriali perché i pixel si manipolano, sono comunque gestite da qualcosa, da qualcuno che però non è appunto la persona umana, diciamo, di partenza, che ha fatto questi lavori. Quindi io spero di aver inquadrato un pochino le problematiche. Vi mostro soltanto tre immagini per rendere l'idea di quello che, diciamo, cambia nelle relazioni. Diciamo che io poi ho preso spunto da una relazione che avevo fatto alla Samba School della SISF, e poi comunque purtroppo loro non le vedono, già, anche questo è un problema. È un regime di visibilità che non ho pensato, questo, per cui loro, i relatori, non vedono, voi vedete. Forse, ecco, se lo giri. Sì. Allora, la prima, sono solo due le slide, non vi preoccupate. Allora, la prima è il MoMA, la mostra New Documents del 1967, con le foto di Diane Arbus, di Friedlander, Gary Winograd, a cura di Starkowski. Citando il MoMA dico semplicemente il luogo, il museo dove nasce il primo dipartimento museale di fotografia nel 1940, dove la fotografia entra nel sistema dell'arte, non nell'arte ma nel sistema dell'arte, quindi viene mostrata in un certo modo, dove vedete la stanza, vedete le fotografie in cornice, in passepartout,
con quindi una relazione oggetto e persona che è una relazione di tipo di distanza comunque, no? Cioè la persona che contempla, che vede le cose esposte come anche oggetti unici. La seconda immagine, velocissimamente, sempre siamo a New York, è la Public Library, che dove una donna, Romana Javits, tra 1928 e 68 raccoglie 6 milioni di fotografie e di stampe, quindi prima della nascita del Dipartimento Museale del MoMA, di, immagini di tutti i tipi e usando criteri opposti. Non ci sono foto autoriali, ci sono foto di tutti i tipi che vengono manipolate liberamente, con una situazione che oggi, diciamo, un conservatore classico gli verrebbero forse dei patemi, perché non ci sono guanti, non ci sono, però mi è piaciuto proporla per far capire che c'è un altro, appunto, regime di rapporto con la materialità degli oggetti. Romana Javits dice nel 1943: "These pictures aren't art, they are not pictures on exhibition, they are pictures at work." Quindi immagini che agiscono, sono agenti di qualcosa sulle persone, perché c'è questo tipo di relazione. Quindi sono due esempi agli antipodi. E l'ultima slide, velocissima, è invece lo screenshot, non so se lo pronuncio bene perché io non ci capisco assolutamente nulla nelle, mi dispiace dirlo, nelle terminologie digitali, ma è una pagina del sito Fotografie in Comune, che presenta appunto il nostro patrimonio di 900.000 fotografie. Noi ne abbiamo solo 50.000 online, sembra già una follia, ma è così, e riguarda proprio le foto che voi potrete vedere poi nell'album. Naturalmente, per farvi per dire cosa? Per dire che sono, è un altro tipo di visione, no? Io le vedo in un altro modo, non capisco che è un album, ad esempio, e ho tutta una situazione, anche lo schermo, ad esempio, è un modo per vedere le cose in un altro modo, una situazione su cui io non so oggi effettivamente se riuscirò, perché poi le immagini sono liberamente scaricabili, potranno circolare in tanti modi, ma questo fa parte appunto della cosiddetta democrazia degli usi del web, su cui però appunto gli interrogativi secondo me sono tantissimi. Ecco, mi fermo perché ovviamente la mia non doveva essere una relazione, e spero che non lo sia stata, ma quindi sono, diciamo, responsabile di aver creato un po' questa situazione di riflessione e di aver chiamato a riflettere, ecco, persone che hanno già affrontato ampiamente queste tematiche anche da punti di vista molto diversi, e che oggi insomma siamo qui ad ascoltare per una chiacchierata. Il primo a cui chiederei di intervenire, eccolo, è Giovanni Fiorentino, che ringrazio come tutti coloro che sono venuti qua. È professore ordinario di teorie tecniche dei media all'Università della Tuscia, dove è anche direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche della Comunicazione e del Turismo, e poi naturalmente presidente della Società Italiana per lo Studio della Fotografia, la SISFA, che dà il patrocinio tra l'altro alla Settimana degli Archivi Aperti e a tutte le iniziative. Autore di molte pubblicazioni, però ecco, gli lascerei la parola per un primo intervento. Io ringrazio immediatamente Silvia Paoli, che mi dà questa opportunità di confronto con colleghi studiosi, ma non solo studiosi di fotografia, ma anche un artista e un ingegnere che lavora, insomma, sulla fotografia da prospettive complementari e diverse, il che ci traduce immediatamente ad un tavolo che è complesso, su un tema estremamente complesso, e che secondo me può essere anche tagliato, visto i tempi stretti, e innanzitutto per aprire con qualche idea questo tavolo di confronto, ad una considerazione esperienziale.
Portiamo avanti con Silvia e con alcuni amici che sono anche in sala un percorso di ricerca e un percorso di confronto sulla fotografia e sulla storia della cultura fotografica in Italia ormai dal 2006 con la Società Italiana per lo Studio della Fotografia, e sappiamo tutti quanti, e le immagini che ci ha mostrato Silvia mi rimandano immediatamente a questa esperienza, che uno, forse l'archivio fotografico più importante dal punto di vista storico in Italia, è stato dismesso. L'archivio Alinari è conservato in questo momento in dei capannoni, gli oggetti materiali che attraversano 150 anni di storia, 160, 170 di storia, sono conservati per il momento in alcuni capannoni. Si attende una proposta della Regione Toscana in attesa che questo materiale appunto possa ritrovare contesto e vita in un luogo fisico diverso. Da questo punto di vista, tra le varie interviste che sono uscite fuori al Commendator De Polo dei mesi scorsi, usciva fuori anche un'ipotesi piuttosto singolare. Questa ipotesi singolare ci rimanda, come dire, ad un nodo piuttosto interessante. Il nodo è questo: pare che per alcuni versi il Commendator De Polo voglia appunto vendere queste collezioni o concedere una cifra politica alla Regione Toscana questo archivio in quanto oggetti fisici, e ne voglia paradossalmente però conservare i diritti digitali per sfruttare, come dire, la parte più ricca della pelle dell'orso, no? Come dire, la superficie, l'immagine vendibile digitalmente, conservandone appunto i diritti su un nucleo di quelle immagini, un nucleo di quelle collezioni, che sono evidentemente quelle che hanno avuto più riscontro nel corso degli anni e che gli hanno consentito comunque di elaborare un piano commerciale. Come dire, da una parte la materialità dell'oggetto, che in qualche modo andrà immediatamente, insomma, ovviamente con i tempi che possiamo immaginare tutti, ricontestualizzato in uno spazio fisico, un nuovo palazzo, non più la sede storica, quella accanto alla stazione di Firenze, e come dire, con un personale che dovrà riprendere e ricollocare questi oggetti, e lì ne abbiamo visti tre esemplificazioni, fino ad arrivare appunto poi probabilmente tra 10 anni a ricontestualizzare queste immagini, che sono chiaramente tantissime, alcune delle quali potranno essere esposte ed eventualmente fruite dall'utente finale. Ecco, questo caso, questa esemplificazione credo immediatamente porti uno dei nodi del problema. E torno indietro perché quando penso al titolo di questo momento, come dire, Memoria e oblio, penso immediatamente alla natura del medium fotografico, no? Ad uno specchio, a un dispositivo oculare che però nasce come dispositivo fluido fino ad arrivare ad un momento in cui finalmente questo specchio si ferma con la memoria. Penso a studiosi ottocenteschi che ragionano immediatamente di specchio con la memoria, penso a Holmes per esempio, penso a quelle stereoscopie, tra l'altro stereoscopie che sono state utilizzate per uno dei primi lavori che ha visto e messo in scena una modalità di raccontare la storia della cultura fotografica italiana interdisciplinare e da più punti di vista. Penso al lavoro che incluse quei daguerrotipi nel 2003, il lavoro era l'Italia d'argento, e si provò a ricostruire uno spaccato appunto legato alle superfici d'argento che in qualche modo appunto ci sfuggono allo sguardo, no? Conservano una certa fluidità che paradossalmente ci rimanda quasi al presente digitale, no? O al presente dei nostri display. E in quell'occasione
si lavorò con ricercatori che venivano da tutta Italia, con sedi regionali, compreso ovviamente Silvia per quanto riguarda la regione Lombardia e Milano, e si tentò di ricostruire uno spaccato, come dire, che era sfuggente, come dire, intorno alla storia della fotografia, intorno alla storia culturale della fotografia in Italia. Ancora oggi, lo dicevamo poc'anzi con Pinotti, sicuramente le istituzioni hanno e fanno una grandissima fatica, e io credo che questo sia uno dei nodi sostanziali. E cercherò appunto di rimanere i 15 minuti per arrivare poi a quello che secondo me è una delle chiavi di lettura politica del problema. E lo dico subito, per me la chiave politica, come dire, l'aspetto cruciale per quanto riguarda il nostro paese è che l'aspetto educativo, come dire, rispetto alla stabilità della memoria che insiste sull'oggetto fotografico nelle sue straordinarie trasformazioni dal 1839 ad oggi, ecco, sicuramente il nostro paese ha dato le risposte evanescenti. Ancora oggi, nel 2019, in un momento, come dire, di esplosione, di furia digitale delle immagini, chiaramente cito Foncuberta, sicuramente non abbiamo risposte educative qualificate nelle nostre istituzioni. Io chiaramente rappresento l'università, ma, come dire, la risposta manca a tutti i livelli, quindi, come dire, dalle scuole di base alle scuole superiori alle aule universitarie fino ad arrivare ovviamente al Ministero dei Beni Culturali, rispetto alla cultura fotografica nel paese, in un paese che ha radici e storia visuale, insomma, straordinaria, sicuramente le risposte non ci sono. Una delle semplici o, come dire, piccole risposte che ha dato la Società Italiana per lo Studio della Fotografia è stata, per esempio, un momento di formazione estiva, una summer school, la prima summer school realizzata dalla nostra associazione, è arrivata nel 2015, confrontandoci proprio sugli archivi fotografici. E la cosa divertente, duce, da una parte avevamo, come dire, ad erogare formazione in maniera non convenzionale sul dispositivo archivio fotografico, che è evidentemente una metafora potente della fotografia stessa. Avevamo storici dell'arte, sociologi, antropologi, studiosi di estetica, fotografi, conservatori, come dire, le professioni differenti. Non avevamo l'ingegnere, che è arrivato in una delle ultime summer school. L'ultima era dedicata l'estate scorsa all'oggetto fotografico tra materialità e smaterializzazione. E però la cosa divertente, appunto, che per ragionare di immagine fotografica abbiamo adoperato interdisciplinariamente un dialogo tra prospettive complementari e diverse che faticano a mettersi insieme intorno a un tavolo, faticano a costruire conoscenza condivisa. E la risposta è stata ancora più interessante. La risposta è arrivata da studenti che arrivavano da tutta Italia, appunto dalla Lombardia alla Sicilia, con formazioni completamente differenti, perché ci sono arrivati appunto non solo studenti universitari che studiavano storia dell'arte, ma studenti che studiavano biologia piuttosto che ingegneria, o fotografi, o conservatori, o curatori museali. Insomma, una platea che sempre di più è eterogenea e che oggi, come dire, cerca delle risposte diverse rispetto al medium fotografico. Io non so a quanto sono arrivato. E quindi, in qualche modo, uno dei nodi sicuramente è la prospettiva educativa. E allora, se io penso al passaggio, come dire, memoria oblio, oblio memoria, riparto dallo statuto dell'immagine fotografica tra analogico e digitale, un processo che evidentemente delimita la realtà. E qui uso, come dire, citando Casetti,
credo il frame base, questa immagine bordata, o se volessimo attingere per esempio a due letterati che in qualche modo si sono occupati anche di fotografia, penso a Italo Calvino e Giulio Cortazar, che lavorando sul racconto breve in contrapposizione al romanzo e quindi, come dire, costruendo complementariamente tra romanzo e racconto breve e tra cinema e fotografia, usano appunto il concetto di limite. La fotografia lavora per sottrazione, come dire, non dobbiamo dimenticare che quegli oggetti escludono piuttosto che includono, consentono più facilmente l'oblio, perché nel processo selettivo di organizzazione dell'immagine che realizza lo sguardo fotografico, esclude piuttosto che includere. Allora evidentemente io penso a una serie sterminata di archivi del Novecento, e qui appunto siamo in casa di uno dei più belli archivi di Milano, non solo per la storia della fotografia, ma evidentemente più in generale per la storia delle immagini. Ecco, penso anche che nel corso del Novecento sicuramente sono più, come dire, le immagini che in termini di memoria collettiva non abbiamo avuto la possibilità di guardare rispetto a quelle che abbiamo visto e ci sono state selezionate e condivise, e hanno costruito ancora il mio immaginario di uomo sostanzialmente alfabetico e quindi non digitale. E se così, il digitale ci fornisce, come dire, delle straordinarie opportunità, e però queste opportunità, se penso agli spazi di condivisione fluida dell'immagine digitale, vanno rinegoziati e, come dire, costruiti anche introducendoli nei processi educativi. Allora, se, e semplifico radicalmente, i passaggi fotografici del processo fotografico tra analogico e digitale potrebbero essere sintetizzati in un momento di limite, in incorniciamento, di bordo costruito che esclude, poi di smaterializzazione progressiva e quindi poi di spostamenti e connessioni costanti, ecco, l'ultimo momento in questo caso è lo spazio di un archivio fisico, come dire, quei limiti smaterializzati che si incarnano in oggetti fisici, che siano dei daguerrotipi o dei collodi umidi, trovano spazio e contesto in un nuovo ambiente che ci guida alla lettura. Ora, questo spazio può essere tanto, come dire, lo spazio fisico dell'archivio del Castello Sforzesco, delle collezioni civiche, tanto può essere la riconnessione, la rimediazione, la ricontestualizzazione della lettura di uno spazio social che potrebbe essere, per esempio, banalmente o semplicemente, una bacheca, una galleria di Pinterest costruita con i miei 30 studenti del corso magistrale universitario, con i quali condividere una memoria organizzata e selettiva e dalla quale poi ripartire per processi che sono, come dire, di studio e di approfondimento. E allora io credo che tutto sommato ho provato a dare alcuni spunti che poi magari posso riprendere col vostro aiuto anche nella seconda parte. Grazie. Grazie Giovanni, adesso io lascerei la parola a Linda Fregni, che insomma ci illustrerà la sua ricerca molto raffinata, ecco, sulle fotografie anche antiche. Prego Linda. Grazie Silvia, grazie moltissimo dell'invito e dell'opportunità di raccontare qualche aspetto del lavoro di fronte a questo pubblico. Io ho pensato insieme a Silvia di raccontare due progetti in particolare, che per coincidenza sono due progetti diciamo che ho concluso più recentemente. Abbiamo scelto questi due progetti proprio perché all'interno di questi emergeva un tema
proprio legato alla questione dell'archiviazione, ovvero un artista può utilizzare del materiale preesistente, del materiale storico, in modo, se volete, un po' anarchico, però nel mio caso con grande amore e tentando di rispettare quel materiale il più possibile. Tuttavia, l'esito della ricerca è un lavoro nuovo, quindi un lavoro che deve essere una traduzione del materiale raccolto, quindi in questo senso intendo anarchico. In primis perché le scelte di un artista sono delle scelte di libertà, quindi davvero si è guidati dal piacere, dall'istinto, dalla gioia e dalla voglia di raccogliere cose, quindi senza alcuna imposizione di tipo istituzionale. E poi appunto anarchico anche perché molto spesso le ricerche prendono delle derive un po' strane. Ad ogni modo, entro subito nel primo progetto perché abbiamo poi un quarto d'ora ciascuno per parlare. Il primo progetto che vi presento si chiama Hana Toyama, sono due parole giapponesi che indicano fiori e montagna. Corpi di lavoro sui quali io mi sono concentrata per diversi anni nella raccolta di materiali originali ottocenteschi di fotografie della scuola di Yokohama. Io mi sono sempre dedicata alla raccolta di fotografie di persone scattate in studio. Non vi faccio qui la storia della fotografia di Yokohama, che è molto affascinante, ma non c'è il tempo per farla. Dicevo, mi sono sempre concentrata su fotografie da studio, per poi interessarmi ad un certo punto al soggetto, più da cartolina, se volete, più banale in assoluto, che è il Monte Fuji. Banale, ma non per questo da poco. Banale nel senso che è un'attrazione questa montagna perfetta, questo cono che viene raccontato dai fotografi insediati a Yokohama al pubblico occidentale che colleziona queste fotografie per avere una narrazione dell'Estremo Oriente. Sono fotografie su albumina, all'albumina, raccolte in album, come quello che Silvia Paoli ha messo a disposizione del pubblico questa sera. Quindi raccomando a tutti di andarlo a guardare e soprattutto di fare caso alla differenza che è guardare quello che voi vedete sullo schermo e poi quello che vedete lì, che ha una materialità tutta particolare, una delicatezza incredibile e soprattutto questa illusione di vedere dei colori verosimili quando in realtà si tratta di fotografie dipinte a mano. E quindi con una possibilità di falsificare ad esempio l'ora del giorno, la realtà banale del colore di una veste, della stagione, ecco. La cosa molto interessante che lega le fotografie della scuola di Yokohama è che c'è una ricorrenza di soggetti. Molto spesso, quando uno studio vendeva molto bene un soggetto, un altro studio diceva: bene,
copiamo quel soggetto, facciamolo anche noi. E io ho iniziato ad interessarmi proprio della ricorrenza di questi soggetti. Come potete immaginare, il Monte Fuji è uno dei soggetti più frequenti in assoluto. Però quello che ho fatto è stato di cercare piano piano di accorpare le viste del Monte Fuji che davvero sono più simili tra loro. Qui vi ho portato pochi esempi, diciamo. Ad esempio di questo punto di vista, che è Kashiwabara, ci sono più di 23, io ho ritrovato più di 23 scatti. La cosa interessante dal mio punto di vista è la difficoltà di identificare innanzitutto il momento. In alcuni casi si può comprendere che si tratta di stagioni diverse, ma quale viene prima, quale viene dopo, in quale anno sono state scattate le une, in quale le altre. Ci sono delle somiglianze quasi da inganno. Io stessa a volte mi sono trovata a comprare delle fotografie e pensando, oddio, questa l'ho già comprata, è un duplicato di qualcosa che avevo già trovato. Ricordiamoci che si tratta di multipli, anche se sono dipinte a mano e quindi hanno una componente di unicità, il che fa di queste immagini ancora qualcosa di molto diverso. Però, come vedete, in alcuni casi, ad esempio nelle due fotografie, quella centrale e quella di destra, sembra di vedere la stessa identica immagine, ma poi, quasi come in un gioco della settimana enigmistica, ci si trova a vedere delle piccole vele che navigano nella fotografia al centro, e lo stato di conservazione anche è diverso tra un'immagine e l'altra. Insomma, quello che mi ha interessato è cercare di prendere una direzione che forse, se volete, è un po' diversa dall'idea di come un museo può archiviare le immagini. Io credo che un museo punti all'interno di un nucleo a diversificare il più possibile per poter mostrare al pubblico svariati soggetti dello stesso tipo. A me è interessato invece cercare di trovare sempre lo stesso soggetto, il più possibile identico. Ecco, qui per esempio c'è quasi un gioco strano in cui ci si perde, nel senso che cambiano addirittura le architetture, il punto di vista però è sempre lo stesso. Il Fuji è sempre nella stessa direzione. Quello che non cambia è la presenza di questa pianta che cresce negli anni, eppure queste piccole architetture, queste casette sono diverse. Quello che io ho fatto è stato rifotografare su lastra queste immagini, stamparle in bianco e nero, cercando in camera oscura di uniformare i toni delle immagini, cioè cercando quindi di azzerare il più possibile i segni del tempo e di di creare un'ambiguità che rendesse le immagini ancora più simili. E poi le ho ridipinte a mano, cercando anche lì di emulare una tecnica che viene raccontata nei libri in modo molto approssimativo, non si capisce bene quali fossero i materiali che si usavano, eccetera. E, non so se si riesce a vedere in proiezione, ho lasciato delle campiture. In questo caso è un rettangolo all'interno di questo albero, di fotografie che non sono colorate, non sono dipinte. Questo per cercare di mettere l'accento su alcuni aspetti dell'immagine e anche per raccontare un po' questa dimensione del falso del colore, che è una dimensione che ha a che fare con la pittura, naturalmente,
ma a me interessa proprio invece l'idea che il pittore di queste fotografie cercasse di arrivare al simil vero, ecco, attraverso la pittura. Quindi è come un tentativo di avvicinarsi con la pittura a qualcosa che la fotografia dovrebbe offrire, ma che non è ancora tecnicamente in grado di offrire. Questo a me interessa molto. Ma se si pensa che le fotografie venivano colorate in un secondo tempo, è ovvio che il colorista, il pittore, non si era trovato sul luogo nel momento dello scatto. Quindi è un'idea di colore quella che viene offerta. Ecco, poi ci sono dei casi molto affascinanti. Questa è una piccola serie all'interno della serie del Fuji, si chiama Fuji from Otome Toge. Ecco, questo è un punto di vista. Otome Toge è un passo di montagna dal quale si vede il Fuji. Vedete che ha una forma diversa dalle immagini precedenti. E qui ho trovato, diciamo, nella serie, che è composta da circa 20 fotografie, queste tre che sono particolarmente interessanti per me, perché le prime due sono identiche, semplicemente lo stato di conservazione cambia, però cambia anche un'altra cosa, cambia l'etichetta che racconta banalmente che cosa stiamo guardando, ma cambia il numero di archiviazione, quindi c'è un'archiviazione alla fonte di uno studio di Yokohama, e voi sapete che gli studi spesso si passavano le lastre oppure si vendevano le lastre, quindi qui c'è una storia di piccola migrazione, magari da un lato all'altro di una strada, di una lastra fotografica. E poi c'è quest'altra, la terza immagine, che è, io presumo, scattata nello stesso giorno, forse vista l'ombra che si è allungata a un'ora più tarda, il personaggio è sempre lo stesso, però si è aggiunto un altro personaggio. Ecco, queste piccole storie, voi dovete immaginare che le fotografie io le ho reperite negli anni, in tempi diversi, da luoghi diversi, dall'Europa, dagli Stati Uniti, quindi per me è importante cercare di dare una casa alle cose. E poi, ecco, questo è il lavoro, purtroppo andrebbe visto come una striscia in orizzontale, questo è il lavoro che io ho realizzato poi. Come sempre ho rifotografato le fotografie, le ho ricolorate e sono intervenuta qui un po' più pesantemente con queste bande di colore rosa che volevano evocare un meccanismo inceppato di una macchina a 35 mm, come l'intervento di una luce che non doveva esserci. E questo è, ecco, il Monte Fuji dal passo di Otome Toge. Ecco, attraverso la raccolta che ho fatto ho ricostruito questa mappa che è una mappa che racconta, cioè tutti i puntini raccontano dei punti di vista dei fotografi. È stata una ricerca abbastanza affascinante, perché vi potete immaginare tante diciture, tanti luoghi che sono indicati nelle etichette del Fuji non esistono più. E anche qui si parlava di digitale, di analogico. Il digitale qui è servito molto, Google Maps, banalmente. Se voi guardate cercate il Monte Fuji su Google Maps, è molto bello, perché è uno dei pochi luoghi che ha un'icona, ha un emoji proprio il Monte Fuji. Ecco, e questo era un po' così, per chiudere questo racconto sul Monte Fuji, questa ricostruzione geografica dei luoghi da cui è stato fotografato negli anni 60 dell'Ottocento questa montagna sacra. Ecco, vi racconto anche di questo. Oddio, forse non c'è tempo per parlare di tutto, forse vado.
Ecco, questo è un altro piccolo, più piccolo corpus di immagini, sono i venditori di fiori, sono delle figure che colpivano molto i visitatori occidentali, perché da noi ovviamente non c'è nulla di simile. Erano venditori di fiori ambulanti, con ciascuno con queste piccole architetture autoprodotte che mostravano la propria mercanzia e venivano indicati, per esempio, nel Brinkley's Japan, che è un famoso libro che racconta la fotografia, racconta il Giappone ai tempi di Yokohama, negli anni 60 dell'Ottocento, come veritable walking bouquet, dei bouquet camminanti. Ecco, io ho raccolto 22 venditori di fiori, quindi immaginatevi 22 diversi venditori che vengono chiamati dal fotografo, portati in uno studio fotografico davanti a un limbo e a loro viene chiesto di posare. Quello che ho fatto in questo caso è stato lo stesso tipo di intervento, quindi rifotografia e pittura, ma in questo caso c'è una traduzione di formato piuttosto importante, nel senso che queste immagini sono 1,50 m di base, quindi la figura è piuttosto imponente. Ve ne mostro qualcuna e così sono state installate poi in mostra. Questo per farvi vedere soltanto come anche la dimensione, il cambio di scala può raccontare una traduzione piuttosto violenta anche a tratti, però a volte come dire, rende anche evidente alcune cose che magari possono sfuggire quando si guarda una collezione tout court. Ecco. Non so se ho ancora tempo di raccontare, scusate. Ecco, vi racconto brevemente quest'altro, una parte di quest'altro progetto che era esposto fino a poco tempo fa alla Galleria Monica De Cardenas qui a Milano. Ecco, anche questa è una storia di, come dire, di un accadimento lontano. Anche qui siamo negli anni 50 e 60 dell'Ottocento, questa volta dalla parte opposta del mondo, in Perù, a Lima. E queste sono le tapada limeñas, quindi le signore di Lima nascoste. Sono anche qui dei personaggi che hanno attratto moltissimo lo sguardo dei fotografi europei. Erano donne dell'alta società limeña che giravano con il velo, anche qui è una storia di migrazione, il velo che dal Nord Africa arriva in Spagna, in Andalusia e poi nei secoli in Sud America. Queste donne, raccontavo, giravano con il velo che copriva il loro viso come un hijab, e uscendo dalla chiesa si coprivano un occhio per lasciarne scoperto solo un altro usavano quest'occhio per sedurre, quindi giravano intorno agli uomini, raccontavano frasi ammiccanti, ricevevano doni molto belli in un gioco di scambi e seduzione. E anche queste donne sono state prese dai fotografi, in particolare questi due studi, fratelli Curré e Eugène Manoury, che sono corrispondenti della casa Nadar a Lima. Sono state prese, sono state portate in studio e fotografate. Anche qui io sono riuscita a reperire 12 carte de visite con questi soggetti. Vi parlo di fotografie che hanno una dimensione di 6x8 cm al massimo e a volte anche più piccole, e come vedete sono ritratti di queste donne la cui identità è nascosta ma visibile, perché il manto, questo manto che indossano, è un manto che viene tramandato di generazione in generazione alle famiglie.
Ecco, questo era più o meno il corpus che mi ero data per lavorare con questa immagine a destra, che per me era assolutamente straordinaria, di questa vista da dietro di una tappada che sembra quasi un'astrazione. E all'interno di questa storia, sempre per rimanere nell'ambito del nostro racconto, ce n'è una piccola interessante. Io avevo questa immagine in carte de visite, mi sono messa a cercare negli archivi digitali dei grandi musei, delle grandi istituzioni, per vedere se c'erano altre foto di tapadas. Ne ho trovate molte, e ad un certo punto ho scritto al Getty Museum, che aveva in archivio un album peruviano, chiedendo di poterlo vedere. Il Getty mi ha risposto che l'album era in restauro, ma che mi avevano fatto delle fotografie col telefono per mostrarmi le pagine che mi interessavano. E tra queste pagine c'era questa, e naturalmente, se voi vedete l'immagine in basso a destra, voi capite che si tratta della stessa persona che io avevo trovato in carte de visite, fotografata un momento prima, un momento dopo, non lo sappiamo, con un'altra posa e un'altra inquadratura. Allora ho chiesto al Getty di poter utilizzare questa immagine per fare una mostra, ho spiegato il progetto, e a volte gli americani sono di una cortesia estrema, per fortuna è stato questo il caso, me lo hanno permesso. Io ho lavorato questa volta con una tecnica che sta tra la fotografia e l'incisione, ho creato delle fotogravure. Questa che vedete è una lastra di zinco in dimensione reale, ho lasciato le mani per farvi capire un po' la scala. Ed ecco la coppia, quindi, che si presentava così in mostra, di questa stessa donna arrivata a casa mia da un acquisto di una collezione londinese che veniva dismessa, e dall'altra parte quella che arriva da Los Angeles, ma in origine fotografate a Lima da fotografi francesi che le avevano importate in Francia per il diletto dei signori francesi che non conoscevano questo costume. Ecco, è una storia di migrazioni delle immagini, ed è una storia di migrazioni geografiche, fisiche, della fotografia, cosa che a me interessa moltissimo. E forse il lavoro finale è quasi un pretesto per poter fare anch'io un viaggio così all'interno di questi piccoli corpus che cerco di costruire. Ecco. Grazie molto Linda, veramente, per questa presentazione che mette insieme veramente molti aspetti. Un artista che non rinuncia, diciamo, alla ricerca storica e filologica, ma nello stesso tempo, con una grande libertà, come ha detto lei, raffinatezza, dico io, introduce anche meccanismi di riflessione profonda proprio sulle immagini raccolte, messe in relazione e ripensate, risignificate. Ecco. E adesso io darei la parola a Sergio Giusti, che lavora da tanti anni sempre sulla teoria della fotografia e che è docente alla scuola Bauer, insegna storia della fotografia e teoria dell'immagine, e collabora anche con la facoltà di design del Politecnico di Milano. Prego Sergio. Va bene. Diciamo che io, dopo essere stati nell'Ottocento rifotografato, invece mi butto sulla stretta attualità, diciamo, ponendo una serie di questioni, diciamo, che sono poi delle proposte, delle domande più che delle risposte,
fatto questo titolo un po' altisonante, no? Il mal d'archivio algoritmico, sarà un po' più la fine del progetto, di quello di cui parlerò in realtà, l'algoritmo, però insomma il mal d'archivio, secondo me, quando si parla della quantità enorme di immagini che il digitale ci propone, mi sembrava, come dire, riproporre il vecchio mantra di Derrida fosse interessante. E ho messo questa foto, le foto che mostrerò sono quasi delle copertine, non starò tanto a parlare dei progetti, li accennerò ovviamente mostrandoli, ma non è quello il punto, ecco, sono come delle specie di suggestioni visive per un argomento che rimane più che altro teorico. Ho messo questa come copertina totale perché è il lavoro di Sinigaglia sulla parte materiale del network. Io parlerò molto, no, di queste immagini che sono immateriali, però dietro ricordiamoci sempre che c'è una grossissima infrastruttura, e questa fotografia, che poi è una serie di fotografie, questa è solo una, ci parla proprio di questo. La prima immagine che vi mostro è famosissimo, è un lavoro di Eric Hessels del 2015, 24 Hours of Photos, che sono tutte le foto di un giorno di Flickr di allora. Flickr è una sola piattaforma, in teoria, diciamo, per amatori, per professionisti, quindi una cosa che riguarda proprio i fotografi, in teoria chi vorrebbe esserlo, quindi tutto sommato una nicchia, e nonostante questo guardate il risultato di stamparle tutte di un solo giorno, che cosa porta. Quindi c'è sostanzialmente, questa è la copertina della prima questione. La prima questione è l'iperproduzione. Le fotografie oggi sono iperprodotte, non nel senso di post-prodotte, nel senso che se ne fanno una quantità enorme, astronomica. Uno può vedere questa cosa in maniera molto negativa, può dire ci stiamo riempendo di immagini, come faremo con tutte queste immagini, però si può anche vedere questo lavoro in particolare anche da un altro punto di vista. Non vi preoccupate, tutta questa marea di immagini in fondo sono sommerse, no? Noi vediamo solo la superficie di tutte queste immagini, sotto ce ne sono altrettante che non vedremo mai. Quindi tutto sommato, perché preoccuparsi di immagini che non vedremo mai? Questo potrebbe essere un'altra lettura di questo lavoro di Eric Hessels. Però io, siccome qui si parla di archivio, no? Mi sono chiesto, proprio come domanda la pongo, cioè, visto che si fanno ormai una quantità di foto sostanzialmente solo perché c'è la possibilità di farle, cioè è il mezzo stesso che ci induce a farle, e la maggior parte di queste fotografie non verranno mai viste, non solo non verranno mai viste da un fruitore, ma nemmeno dal produttore, se non nel momento dello scatto nel suo cellulare piuttosto che nella sua macchina digitale. Cioè, ne ho anch'io tantissime che non ho mai più rivisto in tutta la mia vita, no? Quindi sono fotografie che, come dire, hanno uno statuto strano, perché sono state prodotte perché potevano essere prodotte, diciamo così, no? Non costano niente, le posso fare. Cosa si dovrà fare nel futuro? Dovremo ripescarle, no? Oppure le dobbiamo destinare alla memoria o all'oblio? Ah, perché comunque, e lo pongo di nuovo come possibilità, no? Hanno un senso, hanno il senso di questa cosa. Magari non hanno un senso come immagini in sé, tutto da stabilire, ma comunque hanno quel senso lì, cioè c'è stato un momento in cui la tecnologia ha permesso una iperproduzione di immagini anche senza che queste avessero un senso specifico, se non una pulsione scopica, no? Di farla in quel momento, no? E questo, diciamo, per quello che riguarda l'iperproduzione. Mi pongo giù veramente molto velocemente delle questioni, poi se ne potrebbe aggiungere molte altre sull'iperproduzione. La seconda questione che metto sul piatto, uso questa copertina, chiamiamola così, questo è Selfie City, è un progetto di Lev Manovich con altri, è un progetto di catalogazione, a proposito di archivio, di 3840 selfies, con cui lui poi ha fatto una serie di criteri. Io adesso li potete vedere sopra con gli occhi aperti, con gli occhi chiusi, con il viso da una parte, il viso dall'altra, maschi, femmine, ha trovato un suo criterio, voi potete andare a vederlo, questo è solo uno screenshot, e vi potete divertire. Ma la uso come copertina per parlare di un'altra cosa, ormai, voglio dire, arcinota, il fatto che la fotografia digitale condivisa in rete ha una natura conversazionale, direbbe Gunther, oppure discorsiva, dice von Kuberta nel suo libro La furia delle immagini, cioè è un'immagine che viene prodotta con un senso molto diverso da quello con cui veniva prodotta prima, e non è la questione del digitale, perché c'è stato un cambio col digitale, però il digitale in sé non cambio granché, io faccio una foto sempre per prendere una traccia di quella roba,
in qualche modo. Ma nel momento in cui invece arriva la condivisione in rete, e quindi quella frenesia a cui noi adesso siamo abituati, la fotografia perde quello statuto molte volte, no? Nel senso che quello statuto rimane perché viene, come dire, ogni cosa nuova ingloba quella precedente, quindi non la perde, ma se ne crea una nuova, molto più usata, che è la fotografia messaggio. Cioè quella fotografia non è più una traccia del reale, nel senso di prendere un passato e portarmelo con me, ma è un messaggio immediato, consumato nel momento. La uso in quel momento lì, no? No? E il selfie è uno dei casi più ovvi. Cosa dice? Un selfie non è una foto ricordo, ma è una foto che mi dice guardami, sono qui, guarda dove sono. Dice questo, è un messaggio immediato, senza contare altri tipi di immagini, appunto. Una foto che posso mandare su WhatsApp a un mio amico per dirmi guarda, sono qui, ci siamo dati un appuntamento, no? Ci vediamo qui, no? Non gli scrivo vediamoci, ma ti faccio vedere che sono in quel punto lì di Piazza Duomo, per dire, un altro tipo di fotomessaggio. Questa cosa sta diventando sempre di più. Cosa succede? Non è che la fotografia perde, come si dice, la sua natura di indice, no? Secondo me non è quello. E tra l'altro ho trovato degli articoli interessanti su questa cosa. Diciamo che non ha più l'indice nel senso della traccia del reale come passato, ma la funzione, i semiotici chiamano deissica, cioè indicare. Ti indica, continua a indicare. Indica però un qualcosa che è mutevole ed è immediato di quel momento, no? E quindi ha questa natura. E cosa faccio io attraverso questo tipo di fotografia? Io dico questa cosa qui, informa più o meno in tempo reale la mia cerchia delle mie prestazioni. Uso prestazioni tra mille virgolette. Anche queste non sono tracce nel senso stretto, ma lo sono, perché poi queste immagini usate per immediatezza rimangono, perché nel mio feed di Instagram, nella mia cosa di WhatsApp, in tutti i social network che noi utilizziamo, quella foto che ho usato solo per quel momento rimane lì. E tra l'altro io non la posso cancellare perché Facebook l'ha acquisita e ce l'ha, e io non ci posso più fare niente. Per cui l'archivista cosa farà rispetto a questa fotografia che è stata, che la cui funzione era immediata e quindi non era una funzione memoria in senso stretto, ma è archiviata, è comunque archiviata. Cosa farà? Memoria o oblio? Cosa dovrà farne di queste fotografie? Un eventuale archivista di questa, è un'altra, ripeto, grandissima questione, però era interessante da mettere sul piatto. Terza copertina della terza questione che metto sul piatto è questo lavoro di Amalia Ullman, famosissimo ormai, Excellence and Perfection del 2014, cioè il 2014 è iniziato, ma poi ha continuato per un po' e poi l'ha chiuso, ha trasformato il suo account Instagram, lei è un artista, e ha deciso di fare di se stessa una influencer, una di queste ragazze, queste Instagram girl che si fanno le fotografie un po' discinte, che raccontano la propria vita, a un certo punto finge di farsi un'operazione al seno per migliorare la sua figura, eccetera, eccetera, e questa cosa fa crescere i follower sul suo Instagram. In realtà si tratta di una enorme performance, cioè lei si travesti, si cambia il colore di capelli, si trasforma in quello che lei non è nella realtà, non è affatto una ragazza di quel genere lì, e viene anche attaccata perché non viene del tutto capita questa questione, anche da alcuni che magari sapevano chi è, insomma, pensano che veramente lei sia diventata così, eccetera, eccetera. Che cosa fa qui Amalia Ullman? Fa quella cosa che ho detto prima, l'atlante delle sue prestazioni, no? C'è la sua cerchia che cerca di aumentare, no? Oltre quella dei propri amici, e diventano fotografie che hanno quella cosa lì, hanno un carattere prestazionale e sostanzialmente ci raccontano un'altra cosa della post-fotografia che ancora di più di quanto era già prima, ricordiamoci che della fotografia analogica Philippe Dubois diceva l'immagine fotografica è un'immagine atto, è un'immagine che scatena comportamenti, quindi un aspetto comportamentale nella fotografia c'è sempre stato, no? L'immagine è comunque qualcosa che ha a che fare con l'agire, con l'atto, scatena dei comportamenti. Questo tipo di approccio fotografico della post-fotografia condivisa in rete porta all'eccesso, no? Questa natura prestazionale, diventano performance in qualche modo, no? Un altro studioso che si potrebbe scomodare, no? Lo farò con grande, veramente con brevità perché sarebbe molto complesso, è Horst Bederkamp, no? Quando parla di atto iconico, no? Cosa ci dice? Dice che le immagini, lui dice, hanno natura build active, cioè sono figurative, no? Sono qualcosa che
ci configura le nostre esperienze, no? Ha un ruolo costitutivo nel configurare le nostre esperienze, cioè innesca azioni e reazioni. Sì, è lei che agisce l'immagine, ma noi agiamo di conseguenza di reazione, quindi è uno scatenamento dialogico, no? E questa cosa qui, secondo me, è, ovviamente Bederkamp parla di tutte le immagini, non delle immagini fotografiche condivise in rete, ma sicuramente l'immagine condivisa in rete, questa cosa la porta, no, sicuramente a un livello più diffuso, magari un pochino meno, magari più volgare, se vogliamo, più banale, però sicuramente molto diffuso, cioè anche senza aver letto Bederkamp, chi fa l'influencer usa la natura build active dell'immagine, no? Si comporta e cerca, crede di poter scatenare dei comportamenti. Tra l'altro un'altra cosa interessante, quando Bederkamp parla di atto iconico schematico, cioè un atto in cui l'attività dell'immagine è data dal fatto che le immagini presentano delle azioni, presentano dei corpi in azione, no? È interessante perché oggi quello che noi facciamo con le fotografie condivise in rete è proprio diventare dei corpi che sono dei veri e propri tableau vivant, cioè il corpo diventa immagine, si agisce per essere immagine, no? Come cosa interessante. E poi l'altro atto iconico di cui parla sempre Bederkamp è l'atto iconico sostitutivo. Sono parole difficili, però poi è molto semplice. Il fatto che l'immagine si sostituisce al corpo. La cosa più ovvia è la sacra sindone, per intenderci. Comunque, quando l'immagine prende il posto del corpo, no? E viene usata, viene per esempio l'iconoclastia, no? Nel fatto di distruggere le immagini al posto del corpo. Ecco, e altra cosa che sicuramente può essere usata come chiave di lettura rispetto alla questione delle immagini condivise in rete, cioè il corpo non solo diventa tableau vivant, ma anche c'è uno scambio tra corpo e immagine sempre più forte, no? E questa natura prestazionale, questa natura build active, questa figuratività, come posso renderla nell'archivio? Cioè queste immagini sembrano significare molto poco, no? Abbiamo migliaia di queste immagini, questa è una performance questa che vedete, ma come queste ne potremmo trovare tantissime, ma anche di magari meno atteggiate, ma comunque sempre atteggiate. Ecco, come l'archivio potrà mai rendere conto di questa figuratività, me lo chiedo, no? No? E questo è un altro punto interessante, forse ci vorrebbero delle formule di pathos contemporanee, no? Per citare Warburg, no? Ci vorrebbe qualcuno che riesce a trovare degli atteggiamenti che si ripetono, che si diffondono quasi in maniera memetica, per cui le cose le ritroviamo più volte. Sono delle proposte assolutamente che io faccio così, come non ci ho mai pensato così bene da poter dire ho ragione, è così. Però potrebbe essere un punto su cui andare a lavorare, cioè, visto che si tratta di azioni, di gesti, di corpi che diventano, di gesti che diventano immagine, di corpi che diventano immagine, magari trovare un qualcosa che non sia una catalogazione di tipo molto, come dire, per luoghi o tempi, ma invece per, appunto, per gesti potrebbe essere interessante. Così è una suggestione. Altro aspetto, uso questo è un fotogramma da un film di Roberto Duarte che si chiama Los Tachalos. È in realtà un documentario che parla di è la storia di queste fotografie dove una donna ha sistematicamente cancellato due dei suoi figli dalle foto familiari. È una storia che poi piano piano è un mistero, che piano piano si disvela, si scopre che c'è dietro una storia drammatica. Non è questo il punto era parlare di nuovo della smaterializzazione dell'immagine, che è l'altro aspetto. Questione che è già stata affrontata, è già stata detta. Io ne affronto un punto in particolare, è il fatto che l'immagine materiale ha qualcosa, appunto, di fisico e quindi può essere aggredita, no? Può essere aggredita. Fontcuberta dice che la smaterializzazione della fotografia toglie la funzione voodoo all'immagine, cioè non posso più fare quei riti di, appunto, cancellare, strappare con rabbia, no? Quell'aspetto feticista si perde. L'immagine invece analogica ce l'aveva, e come questa cosa? Sì, io posso dire cancella al mio computer, ma non c'è la stessa soddisfazione ancestrale nel farlo, ecco. E
Questa cosa mi ha fatto venire in mente un altro studioso che ho letto abbastanza recentemente, il nuovo libro, edito in italiano, intendo dire, che è William J. Mitchell, che parla fa questa distinzione tra image e picture, cioè la picture è l'immagine materiale, e mentre la image è l'immaterialità dell'immagine, che è in qualche modo indistruttibile, migra, no? Per cui si incarna ogni volta, no? Quello che hai fatto anche tu, no? Prendere delle immagini che erano picture, ne hai preso l'image e l'hai hai creato una nuova picture, ecco, non so come dire. La cosa interessante è che appunto l'image è indistruttibile, più la distruggo, un po' come gli zombie, e più lei torna fuori, no? Per esempio Mitchell parla del vitello d'oro che è l'immagine da distruggere per eccellenza, perché è idolatra, e nel momento stesso in cui io racconto la storia del vitello d'oro, creo quell'immagine, e quell'immagine è indistruttibile per sempre, tanto che più che trasmiga in 1000 quadri, quindi il vitello d'oro, altro che distrutto, è glorificato dall'essere raccontato, quindi l'image indistruttibile. E la questione è che oggi abbiamo sempre meno pictures, no? O meglio, non abbiamo più qualcosa di materiale, abbiamo tutte queste immagini, no? Che sono pictures immateriali e ubique, no? Che amplificano questo processo in maniera sempre più forte. In qualche modo l'image è ciò che sta sempre più prendendo piede, no? Perché attraverso la caleidoscopizzazione della realtà in 1000 pictures, che però non sono più materiali ma sono ubique, le trovo, le metto su internet, dopodiché sono sui miei social, ma poi qualcuno magari può prendere, portare da un'altra parte e farle migrare da un'altra parte, rende tutto, come dire, ancora più tutt'altro che evanescente, perché appunto il problema dell'image è che non è evanescente, è il contrario dell'evanescenza, sebbene non abbia una sua materialità. E anche qui mi sono chiesto come si deve comportare l'archivista, cioè rispetto a questa epidemia dell'immaginario, come avrebbe detto Slavoj Žižek qualche anno fa, deve trovare il modo di catturare, no? Con dei retini che non so bene spiegarmi, perché non sono un archivista, queste image che stanno vorticosamente, furiosamente muovendosi, come per citare sempre von Kuberta. Questo è un altro punto che potrebbe essere interessante, perché l'image è difficile da catturare, qualcosa di difficile da catturare. Ultima copertina e ultima questione è la questione dei criteri dei luoghi dell'archiviazione, no? Come copertina ho messo questo lavoro di William Jones, Flesh and the Cosmos. Si tratta di un lavoro che è anche un libro d'artista. Lui ha preso un frammento di Eraclito, che mi sono anche scritto qui, che in italiano recita: proprio come un mucchio di rifiuti gettati a caso, è il più bello dei mondi. Questa frase lui l'ha buttata dentro Google's Image, e questa frase ha dato adito a delle immagini, che ovviamente erano le immagini più, perché ovviamente magari c'è la parola rifiuti, mondo, bello, mucchio, che quindi può dare adito alla e il fatto che noi qui ne vediamo di più d'una, questa è la versione appesa, ma da galleria, però c'è anche proprio un libro, no? È che lui ha trovato, secondo me è Eraclito l'Oscuro, no? Ci sono queste 8 parole greche che vengono tradotte in modi sempre leggermente diversi, quindi lui ha trovato, piano piano ha raffinato, ha trovato tutti i tipi di traduzione che erano stati fatti di questo frammento di Eraclito, e da queste cose davano, ovviamente, essendo leggermente diverse l'una dall'altra, davano dei risultati differenti. Allora qui chi è che ha fatto la collezione, chi è che ha fatto questo archivio di immagini? Certo, c'è l'intervento di Jones, perché decide di mettere dentro quella, però c'è l'algoritmo, no? Ecco, la questione dell'algoritmo è un punto interessante, perché, no? Sempre per ritornare a Derrida, no? Derrida dice: in un archivio c'è un arché, cioè un principio con cui io costruisco il mio archivio, c'è un archeion, c'è un luogo in cui io metto le mie immagini, e poi c'è un arconte, cioè l'archivista, che è colui che in qualche modo decide che archè utilizzare. Ora, nel momento in cui, adesso oggi cosa abbiamo? L'archeion è la memoria digitale, che è sia i nostri hard disk, le nostre pennette, ma è anche e soprattutto il cloud, tutte le cose che mettiamo in internet. Quindi l'archeion è diventato... L'archè chi la decide?
Il principio, sì, un po' lo possiamo decidere noi, qui c'è qualcosa di decisione da parte dell'artista, ma il vero arconte è l'algoritmo, no? Ecco perché dicevo il mal d'archivio algoritmico. E questo è un caso, no? È una forzatura gestita per farci ragionare da un artista. Però se ci pensiamo al fatto che oggi abbiamo la filter bubble, per cui io vedo solo le cose che l'algoritmo decide che sono di mio interesse, no? Oppure ho i tag, i geotag, i contesti in cui le immagini sono inserite. Quindi l'archivio di immagini, archivio costruito secondo dei criteri che non sono i nostri, ci viene incontro secondo dei criteri che sono scelti da algoritmi, no? E l'ultima cosa che chiedo, un archivista del futuro umano che debba intervenire su questo mare magnum, come si deve comportare rispetto a questa cosa? Cioè deve tenere conto del fatto che questi sistemi algoritmici hanno già catalogato queste immagini, anche se magari alcune tipi di catalogazione sono molto oscure per noi. Sarà capitato a tutti di fare una ricerca per immagini e dire: ma cosa cavolo c'entra questa immagine che mi ha messo qui? Se tu ti incaponisci, prima o poi lo capisci perché ti è uscita quell'immagine in qualche modo. E di solito è un criterio che per noi umani, tra virgolette, non ha il minimo senso, ma per la macchina invece ce l'ha, no? Quindi ne dobbiamo tenere conto oppure lo dobbiamo del tutto scardinare? Cioè dobbiamo comportarci, sempre usando una parola di Von Kuberta, dobbiamo comportarci come io l'ho tradotto quel libro, e prescrittor, dice lui, in italiano non esiste questa parola, prescrittore in italiano è uno che prescrive le medicine, però non esiste in italiano un equivalente, c'è un equivalente in francese, è colui che dota di senso qualcosa che è già esistente. L'artista, dice Von Kuberta, deve essere un prescrittore, cioè qualcuno che prescrive del senso a delle immagini, a un corpus di immagini, quindi le prende da contesti in cui avevano sensi completamente diversi e le ridotta di senso. Ovviamente lo scopo sarebbe quello di dare, non so, un nuovo senso, far ragionare sulla contemporaneità. Ok, va benissimo, l'artista, e questo in qualche modo è quello che ha fatto anche Jones, sebbene si sia affidato alla aleatorietà dell'algoritmo, però lo ha fatto per farci ragionare su quella aleatorietà. Però mi chiedo, un archivista come si deve comportare? Deve tenere conto di questa delle assurdità dell'assurdità, che poi sono assurdità per noi, dell'algoritmo, e scardinare tutto, oppure deve avere una doppia strada? Lo chiedo, non essendo io un archivista, tra l'altro, manco un ingegnere, va detto la verità, nel senso che sono laureato, ma non l'ho mai fatto. Se no, forse ci capirei un po' di più di queste cose così tecniche, però mi sembra interessante, ecco. Queste sono domande, questioni che io pongo senza avere una risposta. Grazie mille. Grazie mille a Sergio per questa riflessione ad ampio raggio, e ovviamente credo che tutti gli archivisti come me siano interpellati ovviamente su... ma ci facciamo tante domande ovviamente da molto tempo. Adesso poi avremo il modo anche di, come dire, di entrare in relazione, e qualcuno, se ha delle domande, anche delle cose che vuole chiedere, lo facciamo alla fine. Chiederei ad Andrea Pinotti di fare, diciamo, l'ultimo intervento di questo primo giro e poi passiamo magari a un giro di domande. Prego Andrea. Grazie molte per questo invito, anche per tutte le cose che ho sentito fin qui. Infatti, mentre ascoltavo Sergio, ho deciso di far vedere delle immagini che non avevo immaginato di mostrare, ma giusto per così interagire. Così come ho anche cercato di interagire con le questioni che erano state poste sul tappeto in questo abstract che Silvia aveva mandato, la questione dell'immagine della conoscenza. Io non sono uno storico della fotografia, non sono un fotografo, cerco di occuparmi di questioni teoriche dell'immagine e credo che di voler mettere sul tappeto qualche tematica che senz'altro è anche molto nota, forse anche però opportuno ribadirla. Spesso incontriamo la fotografia in libri di testo, in libri dai quali cerchiamo di
ricavare delle conoscenze, di aumentare il nostro patrimonio cognitivo, intellettuale, scientifico. Ricordiamoci una cosa, che la fotografia, le immagini in generale, non è una illustrazione di una teoria che è stata elaborata da un'altra parte. Lo è anche, certamente, c'è questo aspetto ancillare dell'immagine rispetto alla scienza, alla conoscenza. Ma dovremmo anche scrollarci finalmente di dosso quell'idea molto antica, secolare, millenaria, per cui la conoscenza è affidata ai concetti e i concetti vengono detti a parole. Ci sono delle cose che invece si possono raggiungere solo attraverso una visualizzazione, una messa in immagine. Lo facciamo anche noi tutte le volte che cerchiamo di appropriarci di un testo che studiamo facendoci frecce, sottolineature, cerchi, scarabocchi. E questa appropriazione significa che quel senso lì di quella pagina, di quella frase, si configura per noi grazie al fatto che lo mettiamo in immagine. Questa è un'idea molto leonardiana, se volete. Se lo disegno lo capisco, ma è nel fare il disegno, nel fare l'immagine, che viene al mondo un senso per la prima volta, e solo grazie al fatto che è stato messo in quell'immagine lì. Quindi questo ci tengo molto a sottolinearlo per emancipare la dimensione dell'immagine in generale, della fotografia in particolare, dalla funzione meramente illustrativa, meramente ancillare. E poi vorrei toccare qualche paradosso o ossimoro, se volete, o coincidenza oppositorum che affascina molto i teorici dell'immagine quando hanno a che fare con quella particolare classe di immagini che sono le fotografie. Innanzitutto, paradosso numero uno: la fotografia è, vado un po' schematico, ma tanto per mettere, come è stato fatto prima di me giustamente, della carne al fuoco. La fotografia è per eccellenza, Sergio lo ricordava adesso, per la sua funzione di indice, una immagine documentale, un'immagine documentaria. Da questo punto di vista sono d'accordissimo, niente è cambiato dall'analogico al digitale. Non voglio dire che il digitale non abbia cambiato niente, anzi magari poi arriverò anche a dire qualche cosa a tal proposito, ma senz'altro non ha cambiato questo semplice fatto che, se volete parlare di fotografia, qualche cosa davanti all'obiettivo ci deve essere stato per ottenerne un'immagine fotografica. Se voi volete fare una fotografia di Marilyn, non potete usare la gemella omozigota di Marilyn, perché la gemella omozigota di Marilyn vi produrrà una fotografia della gemella omozigota di Marilyn, non di Marilyn. Se volete fare invece un ritratto a pittura di Marilyn, potete ispirarvi a Marilyn. Se è indisposto, potete ricorrere alla gemella omozigota o anche a una fotografia della gemella omozigota e poi dire che avete fatto un ritratto di Marilyn, ma non potete usare la gemella per una fotografia di Marilyn, perché c'è bisogno, per avere una fotografia di Marilyn, che Marilyn sia davanti all'obiettivo. Questo è qualche cosa che però fa a pugni con il fatto che, lo ha detto Linda prima, la fotografia è costitutivamente manipolabile. È una immagine alla quale chiediamo di documentarci, di provarci che qualcosa è accaduto, e lo chiediamo, forse non ce ne siamo ancora resi conto, nonostante siano un po' di anni che le fotografie sono state inventate, ma glielo chiediamo ribaltando un modello, un paradigma che in Occidente è durato per migliaia di anni, sostanzialmente da Platone. Quando Platone parla di immagine dice: cos'è l'immagine? È qualcosa che mi rappresenta, che mi ripresenta un modello, tipicamente un ritratto appunto, no? O una pittura di paesaggio. Ma per Platone e per tutta quella tradizione che è durata appunto tantissimi secoli, l'immagine dipende dal modello ed è buona se si avvicina al modello, se è mimesis, se è imitazione del modello. Ma quando io invece dico certo che questo fatto è accaduto, c'è la foto, e dopo potrò dire con lo sviluppo e la dinamizzazione della foto, certo che questo fatto è accaduto, c'è il video, cosa sto facendo? Esattamente il contrario, cioè sto ribaltando Platone.
se posso esprimermi così. Sto dicendo, cioè, che la realtà va in funzione della sua immagine. Perché credo che qualcosa è accaduto? Perché c'è l'immagine. Forse è anche questo uno dei motivi per cui cerchiamo di mettere tutto in immagine a partire da noi stessi, perché se una cosa non è stata messa in immagine, mica tanto ci crediamo che è davvero accaduta, ma è un aspetto paradossale questo, perché chiediamo all'immagine di essere teste, prova documentaria di un evento storico. Ma sappiamo molto bene, chi ha studiato la storia delle immagini dei primi fotografi embedded, come si direbbe oggi negli eserciti, la guerra di Crimea, la guerra di secessione americana, sappiamo che le immagini molto prima dell'invenzione di Photoshop erano costitutivamente manipolabili. E oggi che poi abbiamo il touch, io non sono un touch native, ho imparato a usare il touch, però sono un lettore di Benjamin, e Benjamin negli anni 30 aveva detto: guardate che la fotografia è un fenomeno tattile, perché le cose vengono alla mano nella fotografia, sono letteralmente manipolabili. La Mona Lisa scende dal suo piedistallo, ce l'ho in mano come cartolina e magari mi viene anche voglia di metterci su un paio di baffi, come ha fatto Duchamp e tanti altri dopo di lui. Questa manipolabilità è diventata il touch. Ricordiamoci l'etimologia di digitale, digitus, dito. Se fate vedere un'immagine oggi a un touch native, ad un bambino piccolo, la settimana scorsa vedevo proprio il figlio di un amico, un anno era già lì che smanettava con il suo smartphone, se non la potete ruotare, se non la potete allargare, se non la potete restringere o zoomare, non è più un'immagine. Guarda la nonna com'era vestita. La bambina fa così in un vecchio album di fotografie, la nonna non si muove. Quella non è più un'immagine. In pochissimi anni abbiamo trasformato profondamente la nostra relazione touch, aptica si potrebbe dire, tattile con le immagini. Questo però ci ricorda che le immagini appunto sono manipolabili, sono degli elementi che hanno una loro manipolabilità, se ne può fare un editing, si è sempre potuto farlo, e questo è il primo paradosso. Come fa un'immagine che è costitutivamente manipolabile e quindi anche falsificabile? C'era tutta questa tematica che attraversava l'intervento di Linda, a essere la prova di un evento storico. E questo è una prima tensione. E poi c'è la questione della tensione, un paradosso che riguarda la questione della memoria, che è proprio il nostro oggetto oggi. Perché la questione della memoria fa sì che l'immagine, sia che sia fotoricordo, sia che sia proprio per il suo essere indessicale costitutivamente legata al passato. Sono d'accordo con Sergio che l'immagine, la fotoricordo non è il selfie, però hanno un tratto ontologicamente simile, cioè che se voi fate un selfie adesso e ve lo guardate subito, non è passato neanche 30 secondi da quando ve lo siete fatto, quella roba lì che vi guarda dal vostro smartphone, che siete voi, non c'è più. Siete voi nel vostro passato, 30 secondi fa. Non tornerete più con quella faccia lì al mondo. Quella faccia lì è una roba del passato. Ed è uno dei motivi per cui molti teorici della fotografia, Barthes, Lazon, hanno parlato di questo carattere costitutivamente malinconico delle immagini, perché riguardano delle fotografie, perché riguardano sempre qualche cosa che è già passato. Ma in quanto immagini del passato, hanno a che fare con la traccia del passato, ma rientrano in una classe di oggetti molto problematica, che è quella dei dispositivi mnestici, si potrebbero chiamare, un po' come i post-it, un po' come i nodi al fazzoletto, un po' come la scrittura. Ma la scrittura che ci ricorda, prendiamo un appunto per non dimenticarcelo, è uno strumento molto ambiguo, strutturalmente ambiguo, se ne era reso conto, tanto per cambiare, quel solito Platone che prima avevamo un po' maltrattato ribaltandolo e mettendolo alla rovescia, perché Platone nel Fedro aveva detto: guardate che la scrittura senz'altro ci aiuta a ricordare,
ma è anche un'enorme macchina di oblio, perché nel momento in cui io ho affidato la mia memoria ad un dispositivo esterno, che sia il nodo del fazzoletto o il cloud, da questo punto di vista ancora una volta non ci sono molte differenze, posso permettermi di dimenticare quel che dovevo ricordare, perché lo ricorda il dispositivo. Il calendario di Google mi manda un segnale quando devo fare qualche cosa. E allora tutti questi dispositivi di rammemorazione sono double fast, perché è vero che mi aiutano a districarmi nella quantità infinita di cose da ricordare, ma al tempo stesso mi consentono anche di dimenticare. E la dimenticanza non è l'opposto della memoria, perché una memoria che ricorda tutto è il problema degli archivi ipertrofici nei quali ci troviamo oggi e che sono alimentati da migliaia, milioni, miliardi, bilioni di immagini, sono appunto la sfida dei cosiddetti big data, sono qualcosa che noi umanamente non siamo in grado di gestire. Un terzo paradosso che riguarda sempre però la questione della memoria è il fatto che noi quando pensiamo alla memoria pensiamo che debba ricostruire il passato così come veramente è stato. Ma anche se non parliamo di immagini ma di esperienze quotidiane, quando noi ricordiamo qualche cosa e la raccontiamo, tipicamente un sogno, ce lo raccontiamo anche a noi stessi, non abbiamo nessuna voglia di fregare noi stessi con un racconto falso. Ma ci rendiamo conto che nel momento in cui lo raccontiamo ci attacchiamo sempre a qualche cosa che era così, non era così. Siamo produttivi nella memoria, non solo riproduttivi. E questo è un paradosso, perché significa che il futuro, dopo il sogno, dopo il ricordo, guardando indietro, non si limita a riprodurre il passato, ma lo forma, lo produce, lo costruisce, lo costituisce. Il passato non è una roba chiusa una volta per tutte che la storia, la memoria dovrebbero semplicemente ripresentare. Il passato è un insieme di riproduzione e di produzione, è un insieme di ricreazione del passato ma anche di creatività della memoria. E questo ci fa fatica. Tanti scrittori del Novecento, Bergson, Thomas Eliot, Borges hanno riflettuto su questo fenomeno molto strano, perché noi pensiamo che il passato sia la causa e quello che viene dopo sia l'effetto. Invece dovremmo pensare anche in termini dialetticamente opposti, che quello che viene dopo causa quello che viene prima. Causa, tra virgolette, nel senso che ne deriva, ma al tempo stesso però lo forma. D'altra parte, se guardiamo quello che è successo nelle grandi epoche che hanno ripensato il passato, no? Il Rinascimento che ripensa l'antichità, sì, ma anche un po' se la inventa questa antichità, non è che semplicemente la ripiglia e la riproduce nella sua integrità così come era veramente stata. E un ultimo paradosso sul quale vorrei soffermarmi, che è stato già così ben evidenziato dalle signore di Lima, le tapadas, no? Invisibili. Poi Linda lavora molto su questa dialettica di visibile e invisibile, perché ogni regime di visibilità è insieme anche la negoziazione di un regime di invisibilità. Allora, lì ci sono degli album e siamo in un archivio e qui sono conservate tantissime immagini che adesso noi non stiamo vedendo. Alcune le vediamo, alcune non le vediamo. Ma se io apro un mio vecchio album di fotografie, guardo le foto e poi chiudo l'album e la foto dentro nell'album cosa fa? Rimane foto. Vado in un qualsiasi museo, ammiro pitture, ammiro sculture, so che quel museo lì non può farmele vedere tutte. C'ha roba in magazzino, c'ha roba in soffitta, c'ha roba in cantina. Quelle cose che sono in soffitta in cantina continuano a essere pitture e sculture, anche se nessuno ci apre gli occhi sopra. Bisognerà aspettare che ruotino e che vengano portate su, mentre quelle che prima erano su vengono riportate giù e ripiombano nell'invisibilità. È un'invisibilità però che se io scendo in cantina e apro gli occhi, la vedo la scultura lì, la vedo la pittura lì. Cosa succede? E invece questo è un punto sul quale il digitale
ha trasformato quella che potremmo chiamare l'ontologia di queste nuove immagini elettroniche, cioè il loro status di essere. Quelle immagini che Sergio diceva prima, giustamente, ma chi le vede? Ne produciamo una quantità indefinita, ne riceviamo ancora di più. Ma quando io non le richiamo sullo schermo del mio smartphone o sullo schermo del mio computer, dove stanno quelle immagini lì? E soprattutto, come vivono? Nessuno le vede, ma non stanno dentro nel mio smartphone come le vecchie foto stanno nell'album, chiuso, continuando a essere foto, o come le sculture e le pitture stanno in magazzino del museo, continuando a essere sculture e pitture. Quando io non le visualizzo, cioè quando non faccio prendere loro forme e colori, rimangono ad uno stato di codici binari, di informazioni, di byte, ma non c'hanno i colori e le forme dentro qua, non sono delle foto dentro qua. Si può ancora continuare a chiamarle immagini? Questa è una interessante domanda. E io sono d'accordissimo, è stato detto molto bene, non si tratta di immaterialità, si tratta di altre forme di materialità. Infatti, anche se non sono immagini, queste cose qua che avete dentro nel vostro smartphone continuano a parlarsi con il vostro smartphone. Ci sono dei dialoghi tra le macchine e dicono: ehi, svuotami perché non c'ho più spazio qua dentro. Ma se non c'è più spazio vuol dire che uno spazio lo occupi. Allora se c'è uno spazio che occupi vuol dire che c'è una materia. Da qualche parte hai una sei una res extensa, hai un'estensione, come avrebbe detto Cartesio se avesse avuto uno smartphone. E questo mi sembra oggi molto interessante da interrogare come problema. Questa invisibilità, che è un regime nel quale le nostre immagini vivono per la stragrande maggioranza del loro tempo, il 99,9 per quelle più fortunate, e per molti invece si tratta, pensiamo a tutte le immagini di sorveglianza, che andiamo a pescare solo quando è successo un crimine, per poi magari scoprire che proprio quel giorno lì, a quell'ora lì, la videocamera non funzionava. Invece ha funzionato per tutti gli altri giorni, per gli altri mesi, per gli altri anni, e ha prodotto una quantità di immagini che nessuno guarderà mai. E questo è un punto che chiede la nostra comprensione critica. Si tratta di immagini ancora, da questo punto di vista. Non so se ho ancora qualche minuto per farvi vedere un fenomeno che secondo me oggi chiede, nell'ambito di questo contesto, immagini elettroniche, diffusione, manipolazione, è il fenomeno degli internet memes, o meme se volete dirlo all'italiana, che qui avete un esempio di... Mi scuso perché ci sono alcuni didascali in tedesco, perché era stata una conferenza che ho fatto qualche tempo fa in tedesco e non pensavo di farle vedere stasera, però quello che ho sentito prima mi ha sollecitato a prendere qualche slide, perché secondo me il fenomeno del meme intercetta oggi tutta una serie di questioni che sono quelle che sono emerse stasera. C'è la questione della memoria, perché meme ha a che fare con memoria. È stato un termine introdotto a metà degli anni 70 da un biologo neodarwinista britannico, Richard Dawkins, che diceva: noi trasmettiamo la nostra eredità attraverso i geni, il suo libro famoso Il gene egoista. Pensiamo di essere molto importanti come nome, cognome, individuo, ma in realtà siamo solo dei veicoli, perché quelli che veramente la fanno da padrona sono i nostri geni. I nostri geni ci usano, vengono da prima di noi, usano noi come dei trampolini per saltare verso altre generazioni. E noi che crediamo di essere così importanti non siamo i soggetti della storia, non siamo i soggetti della natura, siamo semplicemente dei passatori, dei passacarte, diciamo così. Ma questo succede non solo nella biologia ma anche nella cultura, perché i geni culturali che si trasmettono di secolo in secolo, Dawkins decide di chiamarli memi e dice: è una parola che mi ricorda il francese meme, perché vuol dire le même, lo stesso, e quindi c'è un'idea di riproducibilità, di ripetizione, di replica genetica, memetica, ma hanno a che fare anche con la memoria, ma hanno a che fare anche con l'imitazione. Insomma, era un termine un po' ombrello per tenere insieme tante cose. E, come sapete, questa
infinita produzione dal basso, molto spesso anonima, non sono neanche firmati, che caratterizza questi nostri ultimi anni, ha pescato questo termine di Dawkins. Dawkins non era proprio contentissimo all'inizio di questa cosa, ma come si sa internet se ne frega anche delle autorità, prende meme, diventa internet meme. Qua avete un esempio, c'è questo ragazzotto dell'Ohio che da un giorno all'altro viene postato su un social, puoi andare avanti se ti fa piacere, e diventa il Bad Luck Brian, il povero sfortunato Brian, no? Ed è la stessa foto di lui un po' stolido, con questo sorriso un po' stupido, che la prima frase in alto descrive una situazione e la seconda in basso descrive gli esiti catastrofici, no? Prende, fa l'esame di guida e viene beccato per guida in stato di ubriachezza. Ne vediamo poi degli altri. Finalmente ha un contatto visivo con una donna, è Medusa però, no? Oppure lei gli scrive un SMS, dai vieni a casa mia, non c'è nessuno. Lui va a casa, effettivamente non c'è nessuno, non c'è neanche lei, in effetti. E dopo alcuni sono un po' più pecorecci, magari li potete anche vedere e tradurveli per conto vostro. La prossima, Sergio, scusami se ti uso come operatore. Ve lo potete fare anche voi, ci sono dei siti che vi fanno il meme e voi scegliete la prima frase e l'ultima. Io avrei potuto mettere, fa una conferenza all'archivio di fotografia di Milano, la cosa più noiosa che si sia mai sentita nella storia dell'archivio, per dire, no? E vi potete fare il Bad Luck Brian Meme Generator. Sono robe divertenti, ma non sempre. La prossima. Questa è una fotografia che è uscita sui giornali e sui siti americani nel 2004 ed è una fotografia di una serie di fotografie che sono state scattate nella prigione irachena di Abu Ghraib. Era una, ve lo ricorderete forse, uno degli scandali più noti e che hanno anche alimentato molte riflessioni sulla cultura visuale contemporanea. Questa era una soldatessa americana che insieme con i suoi commilitoni ha abusato, violentato e costretto ad atti indescrivibili una serie di prigionieri iracheni, e questa postura è diventata famosa. Lei che costringe un prigioniero a masturbarsi e gli punta, sorridendo con una sigaretta in bocca, guardando verso la camera, gli punta le mani come se dovesse sparare sui genitali, è diventata Doing Lindy, fare un Lindy. Lei si chiama Lindy England, questa soldatessa. Andiamo avanti. È diventato poi però il motore di una serie di meme che hanno invaso molto rapidamente il web. Allora, vedete lì che ci sono Doing a Lindy con una tartaruga, Doing a Lindy con un alligatore, un bambino che fa il Doing a Lindy con la madre, addirittura dei padri che fanno il Doing a Lindy con dei figli sul passeggino. Hanno, qualcuno è stato beccato con un barbone sulla panchina e gli fa il Doing a Lindy, una grande varietà di Doing a Lindy. Che senso ha questa serie di pratiche? Sono dei meme nel senso che si ricordano di Doing a Lindy. Io penso che qui ci sia un problema di anestetizzazione e di desensibilizzazione. Quel bambino lì che fa il Doing a Lindy alla madre sapeva di stare facendo un reenactment di una posa che era stata uno dei motivi per cui lo scandalo di Abu Ghraib ha poi comportato la destituzione, il disonore di questi militari, dei processi. Poi hanno avuto delle pene anche abbastanza basse e lievi, e questo è tutto un altro problema. Sono stati forse usati per coprire le mele marce che stavano invece all'alto, all'inizio della catena di comando. Vediamo la prossima, Sergio. Subito dopo la pubblicazione delle prime fotografie dello scandalo, nell'aprile del 2004, un blog britannico, che adesso non esiste più, Bad Gas, aveva fornito delle istruzioni su come farsi un Doing a Lindy. Dovete trovare qualcuno che meriti di essere lindato,
per deserves to be lended, assicuratevi di avere un amico vicino che vi possa immortalare nella vostra posa, piazzatevi una sigaretta, una matita in bocca, lasciatela pendere per un po' e va avanti con tutta una serie di istruzioni molto precise su come farvi un lending. Ma dove era finita l'abuso, la violazione dei diritti umani e tutto quello che ad Abu Ghraib era capitato? È una forma di memoria questa di questi memi doing a lindi, ma che cos'è che viene propriamente tramandato? Una postura nel senso warburghiano del termine, della pathos formel, ma apparentemente totalmente svuotata di senso. Andiamo avanti ancora? Le ho tagliate così un po', vedete, c'erano alcune forme di due linee che erano quasi come i cartonati che trovate nei parchi a tema, no? La stessa immagine, solo veniva ritagliata la faccia della Lindy e uno ci metteva la propria immagine, la propria faccia con Photoshop. Andiamo avanti. Addirittura Super Mario ha avuto il suo momento di doing a Lindy. Allora qui c'era una replica, nel senso del replicatore memetico, simile al replicatore genetico della violenza di Abu Ghraib, ma la violenza stessa era proprio quello che la memoria di questo gesto, il modo in cui questo gesto si era originato, la dimensione etica e politica di questa immagine, era qualcosa che era stato completamente anestetizzato. Però grattando in giro per la rete, in mezzo a miliardi di doing a lindy totalmente desensibilizzati e anestetizzati, si trovava qualcuno, avendo la pazienza di cercare, diverso. Avanti, stai andando indietro forse? Mi sa. No? Scusami. Ah, eccolo qua. Ah no, scusami che c'era il Super Mario ma non l'avevamo visto. Sì, sì, comunque va bene così. Cioè degli artisti che hanno fatto loro stessi dei doing a lindy, cercando però, a loro modo, chi ci è riuscito di più, chi ci è riuscito di meno, ma lo sforzo qui mi sembra interessante, di riflettere sulla postura stessa doing a lindy. C'è questo artista che vedete lì sulla sinistra, che ha tentato, vai avanti con la prossima, questo che era un quadro generale, eccola qua, Yvonne Chabrowski, si è concentrata sulle posture della donna eliminando la vittima, e sul suo sito lei racconta del perché ha fatto questa operazione di ritaglio, diciamo così, e di focus sulla posizione della vittima e del carnefice, scusate, eliminando la vittima. Prossimo. Questo è anche qui doing a lindy with a chastity belt. Qui Sandy Amerio invece ha messo la posizione di doing a lindy mettendosi in testa il cappuccio, facendo una conflation, facendo una fusione di carnefice e di vittima, perché i cappucci erano quelli che stavano in testa alle vittime e la postura invece è quella del carnefice. E c'è tutto un testo, adesso non stiamo a leggerlo molto lungo, ma giusto per farvi degli esempi che vi mostrano come si sia tentata una riflessione politica su questa immagine. Il prossimo, ce ne sono ancora due poi ho finito. Questo è un tentativo di dire: ma chi c'era dietro doing a lindy? Era veramente lei la piccola mela marcia o dietro c'era una catena di comando, una chain of command? Questa è una bellissima vignetta che parte dal prigioniero di Abu Ghraib tenuto alla catena come un cane dalla lindy, ma la Lindy è tenuta a sua volta alla catena da Donald Rumsfeld e dal presidente Bush. E allora qui interroghiamoci, cosa che ha fatto anche Errol Morris, nella sua riflessione Standard Operating Procedure, che è quel bellissimo film documentario sullo scandalo di Abu Ghraib, che chiunque faccia fotografia dovrebbe vedere, perché è un'analisi di come l'investigazione sui metadati delle immagini digitali contenute nelle piccole macchine fotografiche ad Abu Ghraib ha permesso di inchiodare i responsabili. C'è anche un libro che Errol Morris ha fatto, La ballata di Abu Ghraib, che è uscito da Einaudi. La prossima. Qui abbiamo invece una riflessione su che cosa abbiamo esportato in termini di democrazia americana.
Abu Ghraib è stato l'esportazione dell'abuso, e la bandiera americana diventa una bandiera, come ha deciso di fare Dennis Jones, con la postura, la silhouette della stessa Doing Galindi. L'ultima. Cartoni animati, Homeland Insecurity, una riflessione sull'ossessione della security, della sicurezza, così come è stata portata avanti da una serie come American Dad, profondamente critica nei confronti di questa nevrosi ossessiva collettiva degli Stati Uniti intorno alla guerra al terrore. C'è questo Dad che è padre americano, lavora alla CIA e dentro nel suo basement, nel suo garage, a un certo punto imprigionato il suo vicino medio orientale convinto che fosse un terrorista, e la moglie gli fa Doing Galindi. Anche qui vedete che ci sono addirittura dei giochi della Lego. È molto difficile, che hanno ripetuto le fotografie di Abu Ghraib, qui è molto difficile stabilire quale sia la soglia tra la ripetizione ludica svuotata di senso e l'interrogazione politica intorno a queste immagini, ma c'è un margine, un piccolo margine molto stretto, che ci fa capire che la memoria replicata dalle immagini oggi non è solo desensibilizzazione, anestesia, anestetizzazione, ma può consentirci, con gli stessi strumenti, beh, questa è cosa interessante, con gli stessi strumenti del mondo digitale, di aprire un, anche se angusto, spazio di riflessione e di critica politica. Grazie. Grazie di questi interventi che sono, non so che dire, veramente interessanti tutti. A questo punto direi che possiamo aprire un po' il dibattito, se ci sono delle domande, se ci sono delle osservazioni da parte del pubblico, che comunque è un pubblico di persone competenti, è un pubblico di persone che gestiscono archivi, che lavorano nel mondo della fotografia e che quindi credo che possano dare almeno alcuni di loro un contributo. Senza timidezza. Il vuoto. Chiederei anche agli stessi relatori se, insomma, nello spirito della tavola rotonda, se hanno da aggiungere anche rispetto a quello che gli altri hanno proposto. Io direi che, insomma, mi sento di dire, con l'intervento anche di Andrea Pinotti, che abbiamo toccato gli aspetti veramente di una dimensione anche più profonda, etica e politica, che è determinante, insomma, è importante nell'agire di tutti noi. Quindi direi che veramente la tavola rotonda ha dato un senso pieno a tutte le domande che sono state poste, e io credo che anche molte risposte possono essere state sicuramente avviate, ecco, se non concluse, perché ci sono sempre questioni aperte. Direi che le questioni sono state tantissime e densissime, ecco. Io chiederei piuttosto ai relatori se vogliono dire e aggiungere qualcosa. Ah no, c'è, benissimo, no, perché non avevo visto, allora. Benissimo. Se vuole venire qui, io cerco di passarle. Allora, buonasera intanto. Io volevo riallacciarmi al concetto di algoritmo e mi sono appuntato questo, se l'algoritmo, in relazione a quanto detto, sia uno strumento oppure un limite. Mi pare però che quando non c'era l'algoritmo, dal punto di vista dell'archivista,
la raccolta del materiale avesse comunque dei limiti. Secondo me questi limiti sono limiti di ordine politico, per ritornare a quanto detto adesso. E compito dell'archivista, secondo me, è andare oltre questi limiti imposti politicamente dalla classe dominante, da chi ha il potere, insomma, adesso non vorrei addentrarmi troppo. E quindi mi pare che il passo in avanti, la risposta al fatto se l'algoritmo sia o meno un limite al lavoro dell'archivista, sia un limite sostanzialmente etico dell'archivista stesso. Questa è la mia considerazione. Sulla questione etica, diciamo che, o perlomeno non era quello a cui io in quel momento pensavo semplicemente proprio al fatto che c'è sempre stato un criterio, no? Ogni archivio ha un criterio, un archè, no? Il problema dell'algoritmo è che ha dei criteri che arrivano a sfuggire anche a chi lo ha costruito, non so come dire, è questo quello a cui alludo. La questione è talmente ingarbugliata a un certo punto all'interno di questi criteri, sono cose che si generano, si rigenerano, si costruiscono anche in maniera randomica, rizomatica, questi paroloni, scusatemi, ma insomma, per cui diventa veramente sfuggente capire il criterio, no? Facevo allusione proprio a una esperienza banale che abbiamo noi. Se io chiedo a Google immagini con due parole, perché sto cercando qualcosa, un'immagine, mi darà esito a dei risultati sorprendenti, alcune volte immagini che non hanno alcun apparente legame con ciò che è l'oggetto della mia ricerca, che parte da un testo. Poi adesso c'è anche la ricerca per immagini simili, e anche lì succedono delle cose strane, perché se prendo l'immagine da trascino adesso, posso chiedere cercami delle immagini simili a questa. E lì è di nuovo un algoritmo che cerca delle immagini simili. Se l'immagine è abbastanza evidente, trova dei risultati che sono risultati coerenti e comunque ne aggiunge degli altri che apparentemente sono incoerenti. Se l'immagine è un po' già difficile da decifrare per lui, mi dà dei risultati assolutamente strani, assurdi per noi, ma c'è un criterio che l'algoritmo ha utilizzato. Allora, quello che io mi chiedevo prima della questione etica, che è importantissima per carità, era questa questione dell'inaccessibilità, cioè siamo in grado di riscardinare, ricodificare, entrare dentro questi criteri, tenerne conto nel caso, oppure scartarli perché inumani, scusatemi questa parola, e quindi ridotare di senso, in un senso umano, tutto quel mare magnum di immagini, oppure no, oppure non siamo in grado. Questo è il fatto, cioè, perché è interessante anche tenerne conto, no? Capire come ragiona la macchina. Che non è una ratio che non ci riguarda, no? È sempre di più, tra l'altro, questa cosa, no? C'è il famoso inconscio tecnologico, no? Qualcosa che avviene automaticamente senza che io, perché si è automatizzato un processo, no? Questa cosa nell'informatica diventa ancora più evidente. Noi facciamo delle cose nei nostri computer, operazioni che ci appaiono, come dire, delle operazioni umane, no? Cancellare una cosa, scrivere una cosa, ritoccare un'immagine, ma dietro questo avvengono tutta una serie di calcoli di cui io non ho la minima idea, no? Sì, per carità, però avviene in maniera sempre più forte, cioè nel senso, ti faccio un esempio, se io guido io so guidare una macchina, non sono un meccanico, ma mentre io guido la mia automobile, a grandi linee so che cosa succede dentro il motore. Se si rompe apro il cofano, non so dove mettere mano, ma a grandi linee so che c'è della benzina che è entrato, un iniettore, c'è stato uno scoppio che ha fatto muovere una biella, una manovella, e quindi io sono anche ingegnere, va bene, è vero, ma bene o male, se avete fatto scuola, basta aver fatto scuola guida, infatti lo so da scuola guida e non da ingegneria, che sia chiaro. Detto questo, è chiaro che c'è qualcosa che avviene automaticamente senza che io sappia esattamente, però ne ho un'idea, invece non ho la minima idea di cosa succede dentro un computer. Certo, un informatico ne ha di più, ma si arriva a un livello, quando la sofisticazione è molto alta, che anche molti esperti del settore fanno gran fatica a capire come, e soprattutto avviene alla velocità della luce,
quindi è veramente difficile da... da, da. No, non, questo non trovo, beh, un lim, però io penso che ci sia una, che la quantità sia anche qualità, cioè il fatto che questa cosa sia sempre più veloce, sempre più rende la cosa molto difficile, cioè è difficile stare al passo, molto difficile secondo me. Se però, posso, se posso aggiungere una cosa, riallacciandomi a quello che aveva detto Giovanni in apertura, che secondo me era molto importante, è la questione dell'educazione qui, no? Cioè noi continuiamo a parlare di algoritmi e praticamente non, è impossibile fare una qualsiasi conversazione in cui non salti fuori l'algoritmo. Ma cos'è? Ma come funziona sta logica algoritmica che segue delle, dei criteri che non sono quelli della logica classica, che anche se non abbiamo studiato Aristotele in qualche modo tutti usiamo, no? E qui penso che debba subentrare anche un minimo di alfabetizzazione informatica, che in un'era digitale come la nostra purtroppo è un altro degli aspetti che siamo molto lontani dal soddisfare a livello proprio educativo e scolare. Sì, Giovanni, se vuoi... Semplicemente per aggiungere alle vostre osservazioni che io ho ascoltato con grande interesse tre ragionamenti che esprimono consapevolezza rispetto al medium, no? Un medium che ha avuto una trasformazione storica straordinaria, chiaramente, che ci porta fino ai big data, agli algoritmi, e di questa grande consapevolezza di due ricercatori e un artista. E in qualche modo mi preoccupo appunto di un salto che ci consenta non solo magari di costruire un discorso attraverso le immagini, ma anche di lavorare sulle immagini come avete fatto voi, ma trasferendo una consapevolezza molto più larga ad un utente medio, e credo che rimanga la vera partita. Lo scarto è evidente davanti agli occhi e all'esperienza di ognuno di noi. Il caso di Linda o il caso di Abu Ghraib chiaramente segnala un momento di transizione, anche di uno scarto, come dire, impensabile dal punto di vista della quantità barra qualità. Chiaramente se non ci fosse stato il digitale, il controllo, come dire, avrebbe fatto piegare la storia della rappresentazione immaginaria in un altro verso. Dall'altra parte, appunto, come dire, la strabondanza di queste immagini fa registrare fenomeni, come dire, di scivolamento, e quindi sollecita immediatamente riflessioni etiche. Ma anche da questo punto di vista potremmo ritornare ad un lungo passato, recuperando Simmel, che ragiona sulla metropoli e che ci dice, come dire, che gli stimoli visivi sovrabbondanti in una città, come dire, finiscono per diventare grigi e i colori impallidiscono, no? Rispetto al bombardamento e alla sovrastimolazione. E allora qual è la vera partita? O almeno in un paese come il nostro, insomma, ritorno a un problema che parte molto probabilmente dai banchi di scuola, insomma, e che continua a farci confrontare con una scuola che nel momento in cui si comincia a tracciare icone o a tracciare segni che in qualche modo consentono al bambino di organizzare, ecco, un apprendimento che nelle prime parti è fondamentalmente orale e visivo, e però si traduce immediatamente in lettura e scrittura, e quindi la partita rimane, come dire, politicamente aperta senza sostanziali risposte, ecco, purtroppo. Grazie Giovanni. Linda, vuoi dire qualcosa? O... Io, guardate, il mio punto di vista naturalmente forse meno... meno attuale, diciamo, in un certo senso del discorso che si fa, però, però ci sono alcune cose che sono molto importanti, ad esempio il racconto che ha fatto Andrea Pinotti sulla,
le riflessioni che ha fatto su, sull'etica perduta nelle immagini di Abu Ghraib è qualcosa che a me colpisce molto, anche guardando, anche andando a ricercare nelle immagini dell'Ottocento. Io molto spesso, quando racconto ai miei studenti, io insegno, insegno all'Accademia di Belle Arti di Brera, quando racconto ai ragazzi o quando loro mi fanno domande pressanti sulla questione del digitale, l'analogico, io cerco sempre di far presente che davvero è tutto già successo, solo che in questo momento sta succedendo attraverso dei sistemi, dei mezzi tecnologici diversi, però l'intento etico, ad esempio, di nascondere qualcosa, di celare, di falsificare o di piegare il pensiero in una direzione piuttosto che in un'altra, ecco, sono cose che sono già avvenute in fotografia sin dalle origini. Proprio si pensi all'autoritratto di Bayard, cioè proprio il momento storico della nascita della fotografia apre la possibilità, come dire, di creare un calco del reale e di strumentalizzare questo reale a dei fini altri, ecco. Quindi, ecco, l'unica cosa che io posso aggiungere forse è che guardare al passato è sempre molto importante, perché ci racconta che in fondo questa immagine, che giustamente è stato spiegato, non può essere, come dire, se non l'indice di qualcosa. Spesso però viene sfruttato, manipolato per fini completamente diversi, ecco. Solo questo. Grazie Linda. Se ci sono altre domande da parte del pubblico, allora io non so se i relatori hanno altro, altrimenti io chiuderei dicendo che vi ringrazio per aver dato questa insomma, aver proposto queste riflessioni, perché ci hanno dato il senso della complessità, no? Di che cosa vuol dire oggi occuparsi di fotografia. Spero di avervi aiutato in qualche modo, anche organizzando questo incontro, a ampliare la nostra riflessione. Sicuramente hanno ampliato la mia, perché appunto io vengo da una tradizione, come dicevo prima, della storia dell'arte, dell'archivistica classica, per cui è evidente oggi che gli strumenti devono cambiare, la riflessione si deve assolutamente allargare, ma oggi appunto occuparsi di fotografie d'immagine vuol dire ampliare la riflessione a questioni teoriche, questioni etiche, questioni politiche, e quindi la formazione che è stata ricordata è qualcosa di estremamente importante su cui bisognerebbe veramente lavorare molto di più. E ringrazio appunto i relatori e vi propongo, se avete ancora 5 minuti, se qualcuno ha voglia, di guardare degli oggetti, e vi dico che cosa sono. C'è in particolare il primo, è un album di un fotografo francese che lavora in Sicilia intorno al 1860, e vi sono raccolte non solo immagini di tutta la Sicilia in stereoscopia, perché lui faceva stereoscopie, ma anche le fotografie diventate poi estremamente famose delle battaglie di Palermo del 1860. Per ritornare in tema, sono fotografie che non ci danno alcun senso della guerra e della morte, ma in realtà sono state anche poi utilizzate successivamente per illustrare in realtà le bellezze monumentali di Palermo, perché sono fotografie assolutamente deserte. Sono state anche, ci sono degli aggiunti e dei montaggi, siamo nel 1860. L'altro è un album giapponese, che viene dal Giappone, raccolto da un italiano alla fine dell'Ottocento, che raccoglie immagini tra 1860 e 70
della cosiddetta scuola di Yokohama, immagini fatte da occidentali, perché è una scuola fondata da Felice Beato, che era un italiano, e poi vendute di nuovo agli occidentali e montate da un italiano. Quindi c'è un montaggio, una sequenza, e le immagini sono dipinte come quelle che ci ha illustrato prima Linda. E poi c'è un daguerreotipo stereoscopico dipinto, e quindi anche qui il colore che propone una visione diversa prima del colore, insomma il colore prima del colore, perché ci sono tutta una serie di strategie per proporre la fotografia a colori prima che si inventi. Quindi se avete voglia, ecco, ci accostiamo qui 5 minuti, se no ringrazio tutti, vi invito a Scusate, perché questa parte l'avevo dimenticata nella premessa, ma da domani partono gli archivi aperti a, scusa, lo stavi dicendo tu, e sono 41 archivi che vengono aperti di istituzioni molto interessanti, molto importanti, e vi invito a guardare il calendario, ci sono ancora posti liberi, e sul sito di Rete, Rete Fotografia. Ci sono alcune prenotazioni, possono essere fatte direttamente con la mail, altre prenotazioni devono essere fatte telefonicamente, e credo che sia un'esperienza molto interessante, soprattutto dopo tutto questo discorso molto complesso, per chi ama ancora guardare le fotografie, e avere la possibilità di un supporto che comunque sia tangibile, e questo è la nostra proposta, diciamo, per quest'anno. Ho messo dei segni dove ci sono le foto del Monte Fuji. Lì? Sì. Ah, sull'album del Giappone Linda ha messo dei segni dove ci sono le fotografie del Monte Fuji, e quindi ci aiuta a riconoscere uno dei topoi della fotografia giapponese, come potremmo ricordare il Vesuvio per la fotografia italiana o tante altre cose. Grazie a tutti e buon inizio di settimana.